Grazie alla Procura di Milano, questo obbrobrio di triplice scalata con tutti i furbetti, gli stessi furbetti che stavano dietro a tutti e tre gli scalatori, viene bloccata, vengono sequestrate le azioni degli scalatori, la Forleo fa i provvedimenti di sequestro e inserisce nell'ordinanza di sequestro le telefonate più importanti che riguardano i furbetti che parlano fra di loro. Manca tutto il cotè delle telefonate fra i furbetti e i parlamentari. Perché? Perché c'è una legge che vieta di utilizzare le telefonate in cui compare la voce di un parlamentare se il Parlamento prima non ha autorizzato l'uso giudiziario di queste telefonate. Quindi bisogna aspettare. E che cosa fanno i magistrati di Milano? La Procura chiede alla Forleo di chiedere al Parlamento l'autorizzazione a usare una ottantina di telefonate sui telefoni intercettati dei furbetti del quartierino che però parlano con i parlamentari. A Forleo, a questo punto, ricevute le bobine, le fa trascrivere da un perito, che bisogna stabilire parola per parola quello che hanno detto, eliminando i rumori di fondo, i fruscii, eccetera. I periti lavorano e alla fine consegnano l'8 o 9 giugno, non mi ricordo, di quest'anno, 500 pagine con la trascrizione di quelle 80 telefonate che la Procura ritiene utili per il prosieguo delle indagini e che quindi chiede alla Forleo di mandare al Parlamento perché le autorizzi. La Forleo, ricevuta la perizia, che cosa fa? Deposita la perizia, come prevede la legge, agli avvocati degli 83 furbetti del quartierino indagati e ai magistrati della Procura che chiedono di usare le telefonate affinché la Procura organizzi le sue indagini e quelli organizzino la loro difesa. Quando un atto giudiziario viene comunicato, depositato, notificato agli indagati, in quel momento cessa di essere segreto. Quindi se ne può parlare, quindi i giornalisti sono andati dagli avvocati, si sono fatti dare gli appunti che avevano presi in tribunale sulle telefonate e hanno spiegato ai cittadini che cosa emergeva dalle telefonate fra i furbetti del quartierino e gli onorevoli Fassino, D'Alema, Latorre, TDS, Cicu, Comincioli e Grillo di Forza Italia, che parlavano ora con Consorte, ora con Ricucci, ora con Fiorani. Finiscono sui giornali, urla e strepiti dal Parlamento, oddio, fuga di notizie, violazione del segreto istruttorio, balle, il segreto istruttorio non esiste più dall'89 perché è stato abolito, dalla Forleo no, dal Parlamento, cioè dagli stessi che oggi continuano a gridare al segreto istruttorio violato, l'hanno abolito 18 anni fa, e se la pigliano coi giudici perché gli atti finiscono sui giornali, ma se avete abolito il segreto istruttorio che cosa volete da noi? Rispondono giustamente, ed è anche giusto che non ci sia più il segreto istruttorio, che il segreto istruttorio faceva sì che i magistrati indagassero per 2 o 3 anni o di più all'insaputa totale dell'opinione pubblica, che cosa stavano facendo nessuno lo poteva sapere, tant'è che nell'89 il nuovo codice ha stabilito che visto che la giustizia è amministrata in nome del popolo, il popolo ha il diritto di controllare come viene amministrata la giustizia e quindi ci deve essere un momento nelle indagini in cui i giudici informano l'indagato e quello è il momento nel quale anche l'opinione pubblica può essere informata sulle indagini che in qualche modo le possono interessare per capire se c'è un errore giudiziario in corso, se si sta indagando su tutti i fronti o soltanto su uno, se ci sono insabbiamenti, se ci sono problemi. Questo è il controllo democratico su un potere importante come quello giudiziario. I magistrati non c'entrano niente, sono atti che finiscono nelle mani degli avvocati e degli indagati e che i giornalisti vanno a procurarsi. Tutto lecito, non c'è nessun reato nello spiegare alla gente che cosa c'è nelle telefonate, che cosa c'è, quali sono le ipotesi d'accusa, che cosa si dicono, eccetera, eccetera. E questi urlano al segreto istruttorio perché? Perché così si parla di una cosa che non esiste invece di parlare del contenuto delle intercettazioni, che è molto imbarazzante. Voi sapete che c'è una telefonata in cui D'Alema parla con Consorte e gli dice stai attento alle comunicazioni, cioè lo mette sull'avviso delle intercettazioni in corso. D'Alema, sapete, è molto intelligente, no? È uno dei pochi
pochi politici insieme a Giuliano Ferrara che sono intelligenti per scienza infusa, cioè non sono tenuti a dimostrare ogni tanto di essere intelligenti, possono fare fesserie a raffica ma restano sempre intelligenti per nascita proprio, no? Quindi lui, essendo molto intelligente e volendo avvertire consorte che ha il telefono sotto controllo, che cosa fa? Gli telefona. Così lo beccano seduta stante, no? Perché era vero che era sotto controllo, quindi hanno subito sentito. Si sono fatti un'idea del suo machiavellico volpinismo. Dopo averlo avvertito, gli aggiunge: ho parlato con Bonsignore. Bonsignore è uno degli azionisti BNL, che consorte è molto interessato ad avere dalla sua parte, perché c'è il rischio che si schieri con gli spagnoli. Tra l'altro gli spagnoli hanno i soldi per comprare le azioni, mentre i consorti non c'hanno lira e quindi non è in grado di lanciare l'OPA se prima non si è garantito il controllo occulto del 51% della banca. E quindi gli interessa che stia con lui. Non è che va lui da Bonsignore a chiedergli le azioni, gli manda D'Alema. Solo che D'Alema fa un altro mestiere, non fa l'assicuratore, almeno che si sappia. D'Alema fa il parlamentare. Cittadini non credo che l'abbiano eletto per occuparsi della fusione fra la BNL e l'Unipol, forse l'hanno mandato in Parlamento perché facesse politica. Invece lui informa segretamente al telefono consorte che ha parlato con Bonsignore, che Bonsignore ci sta. Però vuole un tavolo politico a latere in cambio, questa è l'espressione che lui usa, tavolo politico a latere, cioè vuole una contropartita politica. Perché? Perché Bonsignore è un parlamentare europeo dell'UDC. Mentre D'Alema in quel momento, 2005, è un parlamentare europeo dei DS. Come si chiama questa roba qua? Cioè di un deputato della sinistra che va a chiedere un favore in campo d'affari a un deputato dell'UDC e in cambio contratta una contropartita politica. Si chiama o non si chiama conflitto di interessi? Anche se in questo caso Berlusconi non c'è ma c'è D'Alema. Si chiama conflitto di interessi, si chiama così in tutto il mondo. Da noi si chiama fuga di notizie, complotto della magistratura, abusi di potere, violazione del segreto istruttorio. Tant'è che quando Floris a Ballarò ha chiesto a D'Alema, scusi, qual era la contropartita politica con Bonsignore? D'Alema gli ha risposto, lei non si preoccupi Floris. Io non ho mai sentito un politico rispondere a un giornalista, lei non si preoccupi. Del resto poi Floris non si è preoccupato, diciamo che ha subito cambiato discorso, ha capito di averne pestata una grossa, pops, pardon, mi è scappata una domanda, chiedo scusa, no? Io immaginavo se veniva da noi, ad anno zero, e diceva a Santoro lei non si preoccupi, Santoro gli avrebbe detto, ma guardi, io mi preoccupo molto e i suoi elettori sono molto più preoccupati di me all'idea di avere mandato uno perché facesse politica e nello scoprire che faceva affari. Questa roba qua è una roba molto grave e non è soltanto il tifo per una impresa amica, come ci avevano raccontato. Questa è la partecipazione a pieno titolo a una scalata occulta quando un politico va addirittura a contrattare delle azioni. Allora che cosa succede? La Forleo prende quelle 500 pagine di trascrizioni e, dato che spetta a lei decidere quali mandare alla Camera, ne toglie 5 o 6 che non le sembrano utili e le restanti 72 le infila in un'ordinanza dove, prima di mettere il testo delle telefonate, spiega al Parlamento perché è importante che autorizzi l'utilizzo giudiziario di queste telefonate. Quindi spiega la rilevanza penale di queste telefonate. E qui cade anche l'ultimo equivoco. Molti dicevano queste telefonate sono penalmente rilevanti a carico dei furbetti, ma non a carico dei politici che parlano con i furbetti. Ma basta leggere telefonate come quella che vi ho parafrasato per rendersi conto che in realtà ci sono notizie di reato anche a carico dei politici, non soltanto dei furbetti. Di alcuni politici tra i 6 coinvolti. Si chiama aggiotaggio partecipare a una scalata occulta. Si chiama concorso in aggiotaggio aiutare uno a fare una scalata occulta. Ipotesi d'accusa, naturalmente, il processo andrà fatto, ma in questa fase siamo.